Io sono Cominciamo. Cominciamo, sì, intanto grazie a tutti. Ora, non ripeto quello che ho detto ieri a proposito del fatto che sono qui a fare azione di supplenza nei confronti dell'amministratore delegato, che sta un po' meglio come sapete, ma sono ancora impossibilitato ad essere lui presente, ci teneva particolarmente perché questa è la prima campagna abbonamenti di una stagione di Serie B, a cui lui ha contribuito in maniera determinante, quindi era sicuramente suo desiderio essere qui a illustrarvi anche le novità che quest'anno intervengono in questa campagna abbonamenti, vista anche la nuova serie a cui partecipa. Abbiamo ritenuto, ora vi do le date, poi la ditta stampa, Leo Pinto, vi spiegherà anche i dettagli, anche perché lui è responsabile, tra virgolette, di tutta la campagna. E vi do i dettagli intanto delle date, cioè da domani praticamente, dal 12 luglio al 21 di luglio partono le prelazioni, quindi con l'interruzione di domenica, perché le aperture sono tutti i giorni, mi pare dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, dalle 10 alle, il sabato dalle 10 alle 13, quindi questi sono gli orari tanto per capire, partono le prelazioni che riguardano i vecchi abbonati, quindi fino al 21 si potrà esercitare il diritto di prenotazione sul vecchio abbonamento. Dal 23 inizia al 28, dal 30 al 4 agosto, dal 6 all'11 agosto, dal 20 al 25 agosto, cioè quindi saltiamo i giorni, abbiamo indicato proprio i giorni precisi saltando i giorni festivi, si apre invece tutti i giorni, sempre dal lunedì al venerdì, con gli stessi orari, quindi dalle 10 alle 13 il sabato, dalle 16 alle 19 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì si apre la fase libera degli abbonamenti. Abbiamo cercato quest'anno di fare, ci sono un po' di novità, cioè le novità sono, riguardano evidentemente i prezzi, riguardano alcune formule, riguardano anche la ripartizione all'interno dello stadio, per quel che riguarda la tribuna essenzialmente, non per quanto riguarda gli altri settori dello stadio. Per quanto riguarda i prezzi abbiamo preso come riferimento quelle che sono state le stagioni dello Spezia Serie B, che risalgono alcuni anni fa, erano il parametro di riferimento più omogeneo che si potesse considerare. E rispetto a quegli anni, anche per il primo anno di Serie B, nel 2006, abbiamo cercato, soprattutto in certi settori dello stadio, di contenere anche il costo dell'abbonamento. Per cui abbiamo stabilito che l'abbonamento, che badate bene riguarda 20 gare, perché si è riservata la società di poter avere una gara in cui prevedere quella che si dice giornata bianca, insomma la possibilità che gli abbonamenti non valgano, poi questa è una, quale gara sarà, quando sarà, se ci sarà lo decideremo eventualmente quando avremo il calendario in mano e poi quando sono. Dipende anche dalla classifica. Sì, da tante cose, tanto voglio capire. Comunque, indicativamente l'abbonamento vale per gli eventi gare. Poi sarà decisione della società, dei vertici, capire se e quando fare la giornata bianca. Però è giusto dare un'informazione precisa per quanto riguarda almeno la fase di approccio. La curva avrà un prezzo di 165 euro, faccio un paragone allora per esempio nel 2006 costava 180, no? Per dare il termine di paragone, quindi è diminuito rispetto alla stagione di Serie B di allora. 180 diventa. Allora costava 180. 06-07? Sì. I distinti costeranno 330 euro l'abbonamento, all'epoca costava 3,50 l'abbonamento. E poi abbiamo previsto una suddivisione, poi lo vedrete qui, nello schema lo vedete perché vedete, della tribuna, tra tribuna laterale, tribuna centrale e tribuna VIP. Allora, la tribuna laterale, come vedete il termine è abbastanza indicativo, sarà rappresentata e delimitata dalla parte più laterale, estreme della tribuna, da una parte e dall'altra, poi ci sarà una zona che viene considerata tribuna centrale e poi ci sarà la tribuna VIP. La tribuna laterale costerà 500 euro al momento, e anche lì siamo, e la tribuna centrale 600. Vi do un parametro, all'epoca era l'unica tribuna e costava 5,75, quindi siamo a metà tra una cosa e l'altra, anzi era più verso, anche chi andava in tribuna laterale spendeva 575. Insomma, ci guadagna chi va in tribuna centrale? In tribuna centrale costa 25 euro di più rispetto allora, il tribunale laterale costa 75 euro in meno, quindi insomma abbiamo mantenuto gli stessi prezzi. Poi c'è un abbonamento tribuna VIP 2000 euro, quello diciamo è un po' è in linea con quello che
con la differenza importante che esisteva già l'anno scorso tra la Tribuna VIP e gli altri posti dello stadio. Ci sarà una possibilità, poi Leo mi sicuramente mi correggerà perché sbaglio, sicuramente sbaglierò, di un pacchetto per chi va in tribuna centrale, quindi non tribuna VIP, perché tribuna VIP chi paga 2000 euro ha già compreso il posto macchina, l'hospitality eccetera, sapete che abbiamo fatto molti posti macchina dietro, quindi ci sarà la possibilità fino all'esaurimento posti macchina, tanto per capire, quindi chi eserciterà le prelazioni, chi arriverà per primo, poi fino all'esaurimento, per chi va in tribuna centrale di pagare di più evidentemente, un prezzo simile quasi alla VIP, cioè 1400 euro, e avere però accesso gratuito all'hospitality e posto macchina riservato, quindi arriva un minuto prima allo stadio e parcheggia. Questo per chi ha la tribuna centrale, quindi i settori a fianco alla tribuna VIP. Quindi a 600 passa 1400, però fa il posto macchina, tutto. Abbiamo, per tutti gli abbonati ci sarà in regalo la maglia celebrativa del triplete, che fa la Lotto, sapete che la Lotto no, sponsor tecnico, fa la maglia dello Spezia e sarà regalata a tutti gli abbonati. Abbiamo previsto poi chiaramente i singoli prezzi, che sono i singoli prezzi per partita, che saranno 15 euro il biglietto di curva, 25 il biglietto di distinti e 35 la tribuna laterale, 45 la tribuna centrale, questi sono le singole partite. Poi ci sono chiaramente le riduzioni che sono previste dalla convenzione, troverete alcune sono previste per le donne, per gli over 65 e per i circoli ricreativi aziendali, quindi per i lavoratori, sono prevista una riduzione del 15% sugli abbonamenti come standard, e quindi non sto a ripeterlo, però verrebbe fuori 140 l'abbonamento di curva, 2,80 abbonamenti distinti, 4,25 tribuna laterale, 5,10 tribuna centrale. Sono riuscito a leggerli anche senza occhiali, quindi è già il primo miracolo. E poi c'è l'abbonamento per i ragazzi nati dopo il 1 gennaio del 98, quindi tutti diciamo sotto i 14-15 anni, poi a cavallo, insomma, che è uno sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento. Quindi no, i conti li fate voi, dai 4 ai 14 anni, sotto non paga niente, chiaramente i bambini non pagano. 4 ai 14 anni. Poi abbiamo previsto un abbonamento family, voi sapete che queste formule qui creano sempre un sacco di problemi, perché noi abbiamo concetto, cioè giustamente oggi si modifica la società e la famiglia è sempre più famiglia allargata, famiglia di fatto, quindi coi certificati e siamo diventati matti negli anni, perché giustamente molte persone hanno situazioni magari di fatto, di residenze diverse, stati di famiglia, diventavamo abbastanza, era una cosa abbastanza complicata, quindi abbiamo cercato di renderlo molto più semplice dicendo che la famiglia è fatta da un adulto più un altro adulto più i figli, più dei bambini, quindi se poi le famiglie, ciascuno zio, no? Cioè, ciascuno se le regola come vuole, un adulto più un adulto più bambini, allora un adulto paga intero, un altro adulto paga 25% in meno, i bambini 50% fino al 14, quindi abbiamo dato un 25% a un altro adulto per consentire alla famiglia di affrontare in maniera. Adesso poi qui troverete tutte le indicazioni, i calcoli, anche non ve li sto a ripetere tutti, e questo è il pacchetto di offerte. E poi, adesso passo così vi tolgo la maglia, perché sennò passo la parola poi a Leo per dirvi quali sono tutti i documenti, gli adempimenti, i documenti necessari, le modalità e quello che va. Poi però la presenza del dottor Gavini qui non è casuale, perché questa campagna abbonamenti, anche vista insomma, la situazione, vista anche il rapporto che esiste, ma vista anche la situazione in generale, per consentire a chiunque di poter anche affrontare questa, che è comunque una spesa, quella di un abbonamento con assoluta tranquillità, è prevista una possibilità di finanziamento attraverso Carispezia, per cui si potrà pagare adesso credo in 10 o 12 rate, 12 rate insomma, quindi l'abbonamento potrà essere finanziato attraverso quel finanziamento e stringendo le 12 rate vi spiegherà il dottor Gavini. Io darei la parola un attimo a Leo per darvi tutte le informazioni operative esattamente sulle date, sulle modalità, soprattutto quello che interessano ai tifosi, sulle modalità, il luogo dove andare
a richiedere tutto questo. Poi vi dà, è tutto scritto qua, però quindi a disposizione anche, è tutto scritto qui, abbiamo predisposto già le cose, ci mancherebbe. E poi anche al dottor Gavin per spiegare le modalità, che anche quelle probabilmente sono interessanti, insomma, credo che possa interessare. Io spenderei giusto due parole inizialmente anche spiegare anche i gocciardi, esattamente la scelta grafica della campagna è quanto mai palese, nel senso che l'anno scorso si è riusciti tra mille difficoltà ad ottenere un risultato storico per il calcio italiano, e quindi era giusto darne il massimo risalto. Noi siamo la società, è vero, quella che può fregiarsi dello scudetto del 44, che ricorda tempi memori e indimenticabili, però quello che è stato fatto l'anno scorso direi che è altrettanto straordinario. Abbiamo voluto ricordare perché era giusto così, e dare il giusto tributo anche ai nostri tifosi, perché senza non saremmo lo Spezia, non saremmo quella piazza particolare e straordinaria che tutti ci riconoscono. Detto questo, abbiamo voluto ricordare un po' in grandi linee lo stretto legame tra la tifoseria e tutti i successi che sono arrivati nel corso dell'ultracentenaria storia. La più grande differenza, la più grande novità rispetto alle passate stagioni è appunto quella che è arrivata con la determina del 30 di maggio. L'osservatorio ha stabilito con la determina numero 26 del 2012 appunto che tutti gli abbonamenti fossero caricati, fossero dei titoli smagnetizzati, smaterializzati. E questo vuol dire che gli abbonamenti saranno caricati o su tessera del tifoso o su uno strumento equipollente, quindi Fidelity Card, Viva Azzurri, strumenti di altre società, insomma. Il fatto di essere in Serie B ci ha dato una grossissima possibilità che noi abbiamo colto al volo, anche con l'area marketing siamo stati entusiasti di questo, cioè slegare il concetto della tessera del tifoso. Non è un rinnegare nulla, è solamente una grossa possibilità che noi abbiamo preso e per creare uno strumento di fidelizzazione che fosse esclusivo. Nasce così la Eagle Card, cioè non ci sarà più la tesserina di abbonamento per tutti quelli che vorranno abbonarsi e che non hanno sottoscritto la tessera del tifoso. Noi abbiamo creato questo strumento, non è più uno strumento finanziario, ma è, come si diceva, uno strumento di fidelizzazione. Oltre alla possibilità di appunto caricare l'abbonamento, con semplici passaggi sarà possibile entrare in un mondo di vantaggi. Tutti i nostri sponsor hanno aderito con grande entusiasmo alla creazione di un circolo virtuoso. Tutti hanno dato la possibilità a chi sarà in possesso appunto di Gold Card, e poi sicuramente Nicolò sarà più preciso nei dettagli, di appunto avere degli sconti. È slegata, sarà valido su tutto il territorio nazionale per tutti gli eventi calcistici, quindi è assolutamente equipollente ad una tessera del tifoso qualunque. Non fosse altro che i tempi di rilascio sono molto contenuti e che ovviamente, come si diceva, si entra in un circuito di vantaggi che non è fermo, cioè non è stabilito che gli sponsor che arrivano domani ci sono in atto, stiamo lavorando per migliorare ancora di più i vantaggi. L'anno scorso è successa una cosa strana nel momento in cui Lega Pro e Calcio e la Finpresto hanno deciso a metà stagione che la tessera, che inizialmente era gratuita, andava pagata. Questo ovviamente ci ha dato sicuramente da pensare. Noi non abbiamo voluto assolutamente andare a far pagare la gente in maniera retroattiva, cioè c'erano dei patti, la tessera sarebbe stata gratuita, e così è stato fino a fine stagione. Ci sono ovviamente dei costi, la Eagle Card costerà 10 euro, però avrà una validità pluriennale. Stiamo lavorando con la Calcio Servizi al che non abbia scadenza. Per quanto riguarda una cosa importante, lo strumento tessera del tifoso abbiamo cominciato a farla 3 anni fa. Lo strumento che scade è lo strumento bancario, quindi la tessera del tifoso al momento non ha una scadenza, sebbene ci sia riportata sulle tesserine, ci è riportata una data, validità di 3 anni, però riguarda solamente lo strumento bancario. La tessera del tifoso in quanto tale non scade al momento, quindi non ci sono problemi di rinnovi. Per quanto riguarda invece i pacchetti delle offerte, come al solito abbiamo cercato di andare a colpire la maggior parte.
abbiamo cercato di colpire i target che più si avvicinano a noi e abbiamo avuto un occhio di riguardo per le famiglie. Come diceva l'avvocato, è sempre difficile andare a calibrare quello che è il concetto di famiglia oggi. Ovviamente lo stadio porta a nipoti, nonni, zii, e quindi quella è indubbiamente una famiglia, e quindi abbiamo cercato di modularlo in maniera tale da poter avvantaggiare anche loro. La possibilità di finanziamento che ci è stata offerta dalla Carispezia è, secondo me, nel momento attuale un vantaggio enorme. Poi il dottor Gavini sarà sicuramente prodigo di particolari. Per, sempre tornando ai documenti necessari, per chi volesse far valere il suo posto, il diritto di prelazione, diciamo così, per i vecchi abbonati nei primi giorni, sarà possibile appunto recarsi presso gli uffici, vecchi uffici del Picco, praticamente ingresso 1 tribuna centrale, e lì da domani i nostri responsabili della biglietteria potranno sia caricare gli abbonamenti per chi vorrà far valere il diritto di prelazione, sia già rilasciare le Eagle Card. Praticamente i tempi di rilascio si aggirano da 10 a massimo, ci hanno assicurato 25-30 giorni, quindi rientriamo nel periodo di prelazione e riusciamo a coprire chi magari non aveva ancora questo strumento e quindi poi può far valere il suo strumento, appunto la sua volontà di sottoscrivere l'abbonamento. Io direi che passo adesso, dottor Gavini potrà illustrarci lo strumento finanziario, cioè la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento e di avvalersi appunto di uno strumento fornito dalla Carispezia per venire incontro alle esigenze. Come sei identificato, direttore? Come responsabile servizio retail e private, visto che siamo divisi per servizi. Responsabile? Servizio retail e private. Servizio, retail e private. Vuol dire nel biglietto da visita, okay. Vuol dire responsabile di tutte le filiali e del staccato, servizio. Staccato o due. Lascio un bigliettino, così faccio anche il corpo. Dopo ti lascio un bigliettino. Sì. No, beh, lo strumento è uno strumento molto semplice, perché rientra nella tipologia del credito a consumo. Noi abbiamo cercato di restare nella fascia più bassa possibile a livello di condizioni e soprattutto di spese, perché poi per questi tipi di finanziamenti sono più le spese che incidono che non il tasso vero e proprio. E le due spese fondamentali sono le spese istruttorie e le spese incassorate, che sono zero. Perciò non ci sono né spese incassorate né spese di istruttoria. I vari abbonamenti dalla curva alla tribuna VIP possono essere finanziati solo ai privati, perciò è uno strumento studiato per i privati e non per le aziende. E sono 12 rate rimborsabili. Da un punto di vista prettamente pratico, chi verrà a pagare l'abbonamento da noi accederà tramite il finanziamento, verrà fatto in automatico un bonifico su un conto dedicato dello Spezia Calcio, verrà rilasciata una ricevuta al tifoso e il tifoso si recherà alla biglietteria dello Spezia negli orari che diceva prima l'avvocato Corradino e avrà diritto a sottoscrivere poi l'abbonamento vero e proprio. A livello di numeri, che poi sono le cose importanti, diciamo che i 165 euro dell'abbonamento di curva corrispondono ad una rata mensile di 14,51 euro, con un rimborso di 174 euro tutto compreso nei 12 mesi, perciò sono previsti 9 euro di interessi. O l'abbonamento di tribuna centrale a 600 prevede una rata di 52,75 euro e prevede perciò un monte interessi di 33 euro in un anno. Questi poi sono i numeri detti in soldoni. Noi ci auguriamo di fare 5.000 finanziamenti, è un obiettivo minimo che si pone alla società, poi non so se ci riusciremo o meno. Però era un modo, noi vuol fare 5.000 finanziamenti, di abbonamenti a società ne vuol fare di più, io se facciamo però 5.000 finanziamenti è già da lì, perché guadagnando niente ci dobbiamo stare nei grandi numeri, no, per guadagnare qualcosa, allora è per quello i 5.000 finanziamenti. Ma quanto sarebbe il tanto per cento? C'è ovviamente, allora il credito a consumo è previsto un TAE, ovviamente nel quale è previsto è il 10%. Nell'ambito del tradotto in soldoni sono quelle cose, io ho dato la fascia più bassa e la fascia più alta a livello di, sono 9 euro di interessi in 12 mesi per la fascia più bassa e sono 33 per la fascia più alta, non ho considerato i VIP. Tenete conto che rientrando nel credito 5%. Sì, 5%. Perché poi lì c'è il TAM e il TAE, perciò è l'interesse composto.
e noi siamo obbligati per legge a evidenziare quello. Cioè 33 euro su 600 sono il 5%, il 5,5%. E c'è anche un'altra cosa, per rientrare sempre nella tipologia di credito al consumo, perché c'è una legge ed è previsto che bisogna rispettare determinati parametri di quella legge, il credito al consumo parla di finanziamenti minimi e di finanziamenti massimi, per riuscire a fare zero sia sulle spese di istruttoria che sulle spese di incasso rata, che inciderebbero più degli interessi. E l'importo minimo è 200 euro, perciò a chi farà l'abbonamento di curva verranno lasciati sul conto corrente 35 euro, che saranno già i pagamenti delle prime due rate. Perciò noi finanzieremo 200 euro, perché se no non riusciamo a rientrare nella tipologia del credito al consumo. E è possibile fare anche, sempre per i vari abbonamenti cumulabili, degli abbonamenti cumulabili, anche lì a singolo nominativo, zio, nipote e nipotino che ne sottoscrivono tre che superano i 2000 euro, se ne fa uno, se ne fanno due, perché per assurdo lo strumento è di 2000 euro come importo massimo. Perciò se uno volesse fare quattro abbonamenti perché paga per quattro persone diverse, perché ha tre figli, al di là delle varie convenienze che ci sono, se ne fanno due da 1200, molto semplicemente, perché l'importo massimo, come c'è un importo minimo, c'è anche un importo massimo di questo strumento per rientrare in quella tipologia di credito al consumo. Ecco, non abbiamo parlato della Coppa Italia. Non abbiamo parlato della Coppa Italia, che non rientra negli abbonamenti, no, però ci sarà. I prezzi sono stabiliti al momento. Sì, ma anche vedremo, perché ma saranno in linea con quelli che sono. È in linea sui diretti. E un'ultimissima cosa, siccome è previsto anche poi molti, ci auguriamo che qui quasi tutti siano clienti Carispezia, ci potrebbero essere anche dei non clienti Carispezia, è stato pensato anche a un conto corrente abbinato per pagare le rate, e questo conto corrente qui avrà un costo annuo tutto compreso di 10 euro, che è stato combinato ed è una convenzione apposta per combinarlo a il pagamento delle rate. Conto corrente dedicato ad aprire. Ora, per quanto riguarda i numeri, noi dobbiamo partire dal passato, no? Quindi abbiamo fatto 5.450, 5.000, mi pare, vado a memoria, abbonamenti. Dobbiamo calcolare 8.300 posti. No, 5.450 abbonamenti, circa 5.500, più o meno nel 2006. Noi partiamo di lì in su, perché questo è quello che vuole, quello che si aspetta, diciamo, la proprietà. Da questa campagna abbonamenti, perché la campagna, ci sono due campagne, quella acquisti e poi quella abbonamenti, ecco, vogliamo fare magari quell'abbonamento, speriamo che sia all'altezza della campagna acquisti. Tutti i nigeriani, e quindi l'obiettivo è quello lì, cercare di superare quella cosa. Capisco che allora c'era grande entusiasmo della lunga aspettativa. Oggi mi auguro che sia sostituito dall'entusiasmo, che anche una buona campagna, una campagna acquisti importante, di 8.300 posti, può aver generato 2.000, non dobbiamo considerare. Sì, abbiamo 8.000 e passa posti, sì, parte la curva piscina, chiaramente, che non è oggetto di abbonamento, quindi ci aspettiamo di avere lo stadio quasi pieno dopo la campagna abbonamento. Io penso che questa è c'è molta attesa in città, quindi in città il nostro ammiraglio ci deve ancora riservare qualche sorpresa. Poi lascerei la parola al dottor Gabarello per illustrarci le convenzioni che la Eagle Card e le varie opportunità. Più che altro faccio un piccolo appunto sempre riguardo alla campagna abbonamenti, che non è stato nominato lo Spezia Kids per i bambini che vanno dai 6-12 anni. Riserveremo sempre 25 posti, continueremo un progetto insieme alla Consci, perché quest'anno sarà più strutturato, cercheremo dai 6 ai 12. Quindi avevamo già presentato l'anno scorso. Sono nostri ospiti, ora se riuscissimo anche a farci, tra virgolette, dare i tifosi bambini avversari, sarebbe bello riuscire a creare uno spazio per entrambe le tifoserie. Una cosa da portare avanti con gli uffici marketing delle altre squadre, ora vedremo di integrarlo con altri progetti. Cioè di dargli lo spazio? Se lo dici così, dobbiamo iniziare da solo. Una volta si faceva così, intanto c'è da aspettarsi che vengano quelli fuori, che non è semplice. No, ce la faremo. Mentre la Eagle Card, naturalmente c'è stata data questa possibilità di creare una carta fidelizzata, quindi che dà questa possibilità di identificazione a coloro che l'avranno.
ci dà la possibilità a noi come ufficio marketing insieme ai due dottori della G-Sport, Baldiani e Pavano, di presentare un prodotto diverso. Quindi noi andiamo da un cliente e possiamo dire: noi abbiamo alle nostre spalle, tramite i gold card, quei 7.000-8.000 fidelizzati aquilotti che possono usufruire di queste spontistiche. Allo stesso tempo il tifoso avrà molte possibilità su ogni tipo di, diciamo, attività merceologica a seconda dello sponsor che si legherà a noi, perché naturalmente uno sponsor che si verrà a legare avrà poi diritto a entrare in questo servizio e insieme poi tratteremo la scontistica. Quindi la logica dovrebbe essere un vantaggio per 2-3, il tifoso avrà i suoi sconti. Lo sponsor sa di avere un canale preferenziale dove lui inserirà le sue scontistiche e il tifoso potrà direttamente accederci passando tramite il nostro sito. Noi sul nostro sito abbiamo fatto da poco una pagina marketing dove andremo a incrementarla giorno per giorno. Ora siamo con i ragazzi di G-Sport a rinnovare tutti i contratti, quindi di pari passo con loro andiamo a inserire tutto. E naturalmente è un vantaggio anche per noi, perché andiamo a proporre non solo lo Spezia Calcio di per sé come persone che ci lavorano all'interno, ma muoviamo tutto un insieme di persone e di aquile che sono all'interno della città, che fanno parte del sempre di più integrati in questa grande famiglia Spezia Calcio. Questo è il senso. Bene, ci sono domande particolari? No, dicevo, ma la gente poi deve portare i documenti. Dovrà presentare la... Certo, un documento di identità, codice fiscale, ma non ci sono moduli da compilare come è successo per altri piccoli... quello ovviamente, più documenti ci sono da problemi... Esatto, più documenti ci sono, più problemi. No, è un inserimento rapido, tutto digitalizzato, firma digitale, foto, acquisizione. È una procedura molto rapida. Adesso anche abbiamo qui Gennaro Di Maio che si occupa appunto della procedura in quanto tale. Dovremmo aver snellito quanto più possibile le procedure, la burocrazia, insomma. Il diritto di prelazione vale per lo stesso settore lo scorso anno? Per lo stesso posto, nell'eventualità si volesse cambiare posto, bisognerà scegliere tra quelli eventualmente liberi. Ovviamente nello stesso settore. Okay. Una cosa, visto che ci sono Sacramento anche e arriveremo comunque sulle maglie che rispetta. Sì, aspettiamo che esca, perché torni l'amministratore delegato, perché è lui che sta portando avanti lo sponsor. No, è un augurio questo, no? E poi non fuori fretta. Vabbè, poi viene scritto Carige, ora va tutta l'aria. Questo credo che sia un'eventualità molto molto remota, però diciamo no, più che altro perché è sponsor del Livorno. È quello. Ma se danno